Al via per la fine del mese i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura del tetto del Palazzetto dello Sport Alfeo Cercolani, quartier generale della società pallavolistica APAV Calcinelli Lucrezia. Negli ultimi tempi la struttura sportiva di Lucrezia infatti era stata interessata da persistenti infiltrazioni d'acqua che rendevano inutilizzabile la struttura nelle giornate di pioggia, rischiando di danneggiare il parquet del campo da gioco. Si tratta di un intervento del valore di 100.000 euro, ha spiegato il primo cittadino di Cartoceto Enrico Rossi, che consisterà nella sostituzione della guaina impermeabilizzante, nella riparazione della copertura e nell'installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio ormai previsti per legge. Un intervento che tiene anche conto della futura e prossima possibilità di produzione di energia rinnovabile necessaria al funzionamento dell'impianto attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici. Un intervento, devo dire, molto molto atteso da tutti i ragazzi e dalla società sportiva che frequentano questo impianto abitualmente, una società sportiva che ricordiamo essere un esempio sul panorama sportivo nazionale dal momento che milita nel campionato di serie B2 l'altra cosa da aggiungere è che grazie anche alla concertazione che c'è stata tra la direzione dei lavori, la società e l'amministrazione comunale riusciremo anche a realizzare questo tipo di intervento senza stoppare l'attività sportiva di APAV.